tre, pronti a piantarsi una palla tra gli occhi, perché avevano un conto da regolare. Un conto paurosamente salato. $400,000. Però far viaggiare su una corriera una somma simile mi sembra imprudente. Già, a quei tempi le piste dell'West non erano molto sicure. Lo erano ancor meno se in giro c'era Moses, un figlio che da solo era più pericoloso di un'intera banda di desperados. Lui, le sue quattro pistole e la sua risata significavano una sola cosa: rapina. Anche Kim era svelto con la sei colpi, ma lo era ancor di più nel cambiar faccia. La sua Colt appariva indifferentemente in mano a un prete o a un pistolero, per recitare il Requiem. Ehi, amico, ma perché mi vuoi impiccare? È il solo passatempo, sì, che mi diverte. Clay era uno che giocava d'azzardo. Giocava a sangue freddo la pelle o una fortuna. Per lui le carte non avevano segreti, ma nessuno era mai riuscito a chiamarlo baro e a rimanere vivo. Erano solo in tre, ma potevano fare qualsiasi cosa. Potevano anche sconvolgere il West. Ci vogliono molti uomini e di grande valore come i tuoi. E come la metti con i due americani? Stavolta noi freghiamo loro. Sì, Moses, con la sua astuzia diabolica, col suo sorriso disarmante, sapeva che volevano la sua morte. Sapeva che gli avrebbero teso mille trappole. Ma per quella somma avrebbe sfidato anche il diavolo. Anche Keen e Clay messi insieme. Non perdere di vista quella donna. Keen e Clay, per $400,000 non potevano fermarli né un muro di fiamme né tutti i fiumi dell'Oest. Li aspettavano al varco. Ma c'erano anche molte casse da morto che aspettavano. Erano in tre. Tre luridi bastardi pronti a piantarsi una palla tra gli occhi. I tre che sconvolsero il West.